Finisce senza gol l'ultima gara del 2018, la Lucchese ancora una volta conferma la sua buona tradizione in terra retina, strappando un punto e vendendo cara la pelle malgrado il caotico momento societario. Misure di sicurezza intensificate dopo l'aggressione dell'andata a tre tifosi amaranto. Dal canto manda in campo Cutolo dall'inizio con il ritorno di Basit. Bruno riprende un pallo nel primo tempo e Serrotti recrimina giustamente per un'evidente trattenuta in aria non rilevata. Ripresa più scorbutica con due salvataggi sulla linea in aria della Lucchese e un brivido finale su un tiro dalla distanza di Sorrentino. L'Arezzo chiude l'anno a due punti dalla vetta attendendo di capire cosa accadrà con il caso Pro Piacenza. Il presidente Lacava si è già mosso per far rivedere la classifica e alza la voce sulla questione arbitraggi. Che oggi io non ho mai parlato degli arbitri, poi abbiamo avuto anche nelle settimane scorse delle cose incredibili, ma oggi era, a me sembrava proprio mirato, sono sincero, so cose che non dico mai, però io ho detto solo questo, che se il mediano della Lucchese si chiamava Basit era stato espulso dopo 10 minuti, quindi nessun cartellino nostro a Pelagotti, che aveva fatto un fallo che avevano visto tutto, rigore su Serrotti, il guardialine non so che stava guardando di fronte a lui, rigore, poi un po' di sfortuna, terza partita nella settimana, questo anche per la Lucchese, ma noi siamo stanchi e quindi alla squadra non gli devi dire mai assolutamente nulla, però ecco, un attimino alterato sono oggi. Quindi c'è un atteggiamento, diciamo, che l'Arezzo sente di, come allora, dire, di contrasto? Allora, contrasto no, però io dico che dopo un 2-3 arbitraggi normali, mai a nostro favore, ci mancherebbe, vogliamo solo le cose giuste, oggi è tornato un arbitraggio un po' strano a parere mio. Ecco, un campionato che comunque l'Arezzo ha fatto tutto il giro, se la può giocare con tutte. Sì, adesso se ancora la giustizia, spero che prevale in questa situazione, vedevo la classifica, se levano i 3 punti al Provercelli, al Piacenza, la Carrarese, non so, siamo primi forse? Sembra di sì. Quindi adesso speriamo, noi proprio per premunirsi abbiamo fatto già scrivere all'avvocato Chiacchio dicendo che per noi il campionato, il girone d'andata non è finito, perché Piacenza, il Pro Piacenza, scusa, doveva giocare ancora con l'Entella e il Novara, quindi non puoi dire che è finito. È mancato l'episodio favorevole, nel senso che ce lo siamo procurati, però non siamo stati bravi né fortunati a fare gol, perché comunque il primo tempo il tiro di Nello è stato estremamente pericoloso, Brunoli ha preso un palo, Serrotti ha calciato 2 volte in porta, secondo me c'è pure un rigore grosso come una casa, Pinto ha sbagliato un gol a porta vuota. Le partite, i giudizi delle partite di solito cambiano esclusivamente per risultato. Se oggi avessimo vinto 1-0 staremmo parlando di una grande partita, che non abbiamo fatto una roba eccessa, ma i ragazzi hanno fatto quello che dovevano, sono contento della prestazione della squadra, portiamo a casa un punto per quello che è.